Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale, sono Giovanni. In questo breve video volevo farvi vedere come cercherò di risolvere un piccolo problemino che ho fatto sulla carrozzeria della mia macchina con la punta di un ombrello. Mi si è staccata la parte in plastica che proteggeva la punta e poi con il ferro dell'ombrello ho grattato la parte interna qui della carrozzeria, della porta posteriore. Ho comprato questo, che è un kit originale Hyundai, ovviamente del colore della mia carrozzeria della macchina, un kit di ritocco che prevede due piccoli barattolini, uno con la vernice del colore della macchina e uno invece con il protettivo. Lo applicherò qui appunto sul danno, vi farò vedere velocemente come fare e il risultato finale. In realtà poi c'è anche un altro danno che ho qui sulla macchina, ma che in questo caso non ho creato io, che sono questi tre strisci proprio sotto il fanale posteriore lato passeggero, che sono stati fatti in realtà quando ho fatto riverniciare il paraurti. Lì sì, avevo fatto un danno io, e quando è stato riverniciato, probabilmente rimontandolo, non è stato rimontato correttamente, è stato fatto quel piccolo danno. Ok, mi preparo con i guanti e monto la camera sul cavalletto, così vi faccio vedere come procedo. Allora, applico un po' di alcol isopropilico giusto per pulire la superficie e non evitare che poi la vernice si stacchi, proprio perché è presente della sporcizia. Tra l'altro è già passato un po' di tempo, vedo che già si sta formando un po' di, c'è un segnetto rosso. Ovviamente fate attenzione con l'alcol di pulirlo subito. L'alcol isopropilico è molto volatile, perciò si asciuga praticamente subito. Se usate altri prodotti, state attenti appunto che non segni la carrozzeria. Allora, prima cosa da applicare, sì, è lui, il colore è lo stesso, io ho un bianco madreperla, ci andiamo giù leggeretti. Poi daremo una seconda mano. Perfetto. Stiamo un po' abbondanti. Perfetto. Ho anche un piccolo tocco. Ok. Ovviamente bisognerà aspettare che adesso la vernice si asciughi, dopodiché applicheremo il coprente in trasparente. Ok, in questa parte qua invece applico dello scotch da carrozziere, onde evitare di prendere con la vernice il faro, visto che sono praticamente nelle immediate vicinanze, e così isolo bene il faro, giusto per evitare di sporcarlo. Anche qui una bella spruzzata di alcol isopropilico, così abbiamo la parte dove applicare la vernice bella pulita. L'alcol isopropilico evapora subito e possiamo applicare il colore. Anche qui ci andrò ovviamente molto molto leggero. Questo è anche molto molto comodo se avete dei segni di sassi sulla parte anteriore dell'autovettura, proprio perché appunto arrivano i sassi lanciati dalle macchine davanti. Ok, perfetto. Ce ne applico un altro pochetto. Questo fortunatamente in una parte poco visibile, perciò anche se ne metto un po' di più che copra, anche perché è proprio grattata la plastica, se ne metto un po' di più forse è un po' meglio. Bene, aspettiamo che si asciughi, poi ci mettiamo la vernice coprente. Allora, dopo circa 10 minuti, come riportato sui video di istruzioni, bisogna bagnare la parte qui sopra dell'applicatore e tamponare, diciamo, l'applicazione della vernice, e poi ripassare di nuovo il tampone sotto il rubinetto. Questo serve più che altro per rimuovere gli eccessi e per appiattire la vernice, per evitare che si formino delle bolle. Lo facciamo anche dall'altra parte,
ma io comunque non ne ho messo tantissimo e perciò non credo che ci sia più di tanto bisogno. Da qui a 10 minuti suggeriscono di mettere subito la vernice trasparente. Questa pratica tra l'altro andrebbe fatta a temperatura compresa tra 0 e i 35 gradi. Poi in realtà, adesso rivedendo bene l'applicazione, ne vorrei mettere un altro po', perché secondo me qui si vede. Esatto. Che manca di vernice, si vedeva la parte sotto. Aspettiamo qualche minuto, tanto il caldo qui si sta già facendo sentire. Ok, faccio la stessa cosa anche qui. Il consiglio che danno loro è di non agitare il flaconcino, perciò errore che ho fatto io all'inizio, come tutte le vernici, gli ho dato una bella agitata. Ok, qui effettivamente manca tanta vernice, manca proprio la plastica. Abbondo un po' di più. Ok. Teoricamente fra 10 minuti potremmo già metterci sopra la vernice. Ok, sono passati una decina di minuti, applico il coat, che è la vernice coprente e trasparente. Tra l'altro ovviamente questa si può applicare un po' più in tutta la zona. Ok, bisogna lasciare asciugare, dopo 20 minuti si può toccare. E dopo 48 ore è possibile anche passare il polish per migliorare la resa. Ok, proviamo a mettere anche dall'altra parte. Ok, tamponiamo un attimo. Il colore non serve neanche. Sono anche perché è una posizione veramente particolare qua. Ok, applichiamo il coat. Farà da sigillante e protettivo. Qua poi ripeto, questa è una posizione veramente infima. Ok, molto molto bene. Sì, dai, sono abbastanza soddisfatto, diciamo che rispetto a prima almeno non si vedono più i segni neri. Ok, tolgo lo scotch. E voilà. Sì, ok. Vi lascio qua sotto in descrizione il PDF scansionato, così vedete le istruzioni del kit ritocco della Hyundai. Ovviamente poi dipende da marca a marca, ovviamente potrebbe variare. Mi ricordo che quella volta che l'ho usato anche sulla mia precedente auto, sulla Mazda 3 e anche sulla Mercedes SLK, la procedura non era proprio la stessa, ma differiva di pochissimo. Come sempre vi chiedo di lasciare un like, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!